5 milioni di euro in arrivo dalla Regione per l'acquisto di appartamenti da destinare all'edilizia popolare, che sostituiscono il progetto iniziale di costruire nuovi edifici a Galcetella e alla Querce. La Regione ha messo a disposizione una cifra abbastanza considerevole, diciamo, per quanto riguarda l'acquisto di nuovi alloggi da adibire a edilizia popolare. I tempi sono molto stretti, per dire la verità, per cui dovremo fare il bando, dovremo trovare appunto quali sono questi appartamenti che sono acquisibili da parte del patrimonio di EPP. Tra i requisiti del bando c'è il raggruppamento degli appartamenti in un unico complesso, per rendere più gestibile l'amministrazione dell'immobile. Bisognerà, come dire, vedere quante case possiamo comprare, quali saranno i prezzi, e logicamente non si tratterà di case singole, ma si tratterà, come dire, di un gruppo messe tutti assieme. Si tratterà di non consumare suolo, di mettere a disposizione in tempi brevi della cittadinanza queste case e forse risolvere qualche problema anche a qualche costruttore che negli ultimi anni si è trovato in difficoltà. Intanto gli abitanti della Querce e quelli di Galcetello hanno vinto la loro battaglia per evitare la costruzione di case popolari nei loro quartieri. Purtroppo in Calcetello, dove era previsto un intervento importante, c'è un problema di rischio idraulico, ci doveva venire anche la scuola e purtroppo non potrà essere costruita, no? Anche se c'erano già state delle problematiche lì con la popolazione. Alla Quercia invece l'intervento in realtà era un intervento molto più piccolo rispetto all'altro, si è rispettato un po' la volontà, quella era la volontà popolare dei cittadini, però diciamo, noi speriamo, perlomeno per il prossimo anno, però di mettere in piedi un altro intervento importante che è già, come dire, una fase abbastanza avanzata, che è quello di Via Ferraris.